Story Time. Evoluzione Radio. E bentornati amici di Story Time con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Story Time. Avete per caso una storia da raccontare? Noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare, il nostro c'era una volta e quindi parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali. È la vostra storia, nonché la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Alessandro De Vivo che ci parla della sua attività. Ciao Alessandro. Ciao, grazie mille per avermi invitato, grazie di nuovo. Alessandro, allora raccontaci un po' di te e di che cosa ti occupi. Sì, allora io sono un docente d'inglese certificato dal Trinity College, quindi mi sono laureato a Ca' Foscari e ho fatto questa certificazione Trinity Tesol per la docenza, l'abilitazione e l'insegnamento. E quindi io insegno inglese, faccio sia corsi aziendali che anche diciamo insegno anche a bambini, ho insegnato presso Summer Camp, faccio diciamo un insegnamento a tutto tondo diciamo. E quindi io sicuramente quindi copro, quindi non solo insegno a tutti i tipi di studenti, quindi le età possono variare, ma anche a tutti i tipi di livelli, quindi non c'è un limite, non insegno solo, insegno sia a livello base che anche a livello avanzato diciamo. Chiaro, e che cosa vuol dire clutch? Clutch è un verbo che in inglese alla lettera vuol dire come agguantare, afferrare, e quindi in questo caso clutch English quindi alla lettera vuol dire agguantare, afferrare, però quando si parla ad esempio di situazioni che richiedono massima concentrazione, massima abilità, diciamo fare uno sforzo ulteriore per raggiungere l'obiettivo, in quel caso clutch assume questo significato, e quindi clutch English è proprio un termine che io ho scelto per indicare la grande professionalità, il grande impegno, la grande passione che c'è dietro al mio mestiere. Ecco. Chiaro. Perché ti sei trasferito a Milano? Sì, allora io mi sono trasferito a Milano, è stata una scelta sia personale che professionale, perché appunto io appunto ho cominciato a Padova, infatti anche sul mio sito vedrete le immagini di Padova. Io ho fatto questa scelta perché ho sempre avuto il desiderio prima o poi di trasferirmi in questa meravigliosa città, e anche e soprattutto sicuramente anche come offerta, diciamo c'è un'offerta ancora più ampia come bacino d'utenza, e quindi appunto essendoci anche la possibilità adesso di fare delle docenze online con le tecnologie odierne, quindi è stato un passaggio felice diciamo, e quindi ho fatto questa scelta e quindi adesso sono stabile a Milano e sono felice di questa scelta. E senti, come lavori? Sì, io allora il mio metodo di insegnamento è un metodo prevalentemente improntato sulla conversation, quindi se, quello è il fulcro di tutto diciamo, perché io sicuramente dopo in base alle esigenze del singolo studente io impronto sicuramente il contenuto che spesso sono, diciamo io lo creo su misura personalizzato, comunque tramite la conversation che pian piano si diciamo si sviluppano le competenze e le capacità dello studente, e come dicevo prima oramai la tecnologia odierna mi aiuta tantissimo, perché appunto facendo le docenze online tramite può essere Zoom, Skype, quello Google Meet, chi più ne ha più ne metta, questo mi permette di risparmiare tantissimo tempo sia per gli spostamenti che appunto per preparare le lezioni, e quindi sì, è un vantaggio veramente notevole, ecco. Chiaro. E senti, novità? Sì, scusa, sì, l'altra cosa è appunto che questa è una cosa diciamo abbastanza recente rispetto al passato. Io adesso ho ampliato tra virgolette i servizi che offro, perché io adesso insegno anche italiano a gente madrelingua inglese, quindi c'è stato anche un'offerta di uno switch al contrario, quindi mi è capitato di insegnare italiano a americani e inglesi che volevano imparare questa lingua, proprio perché appunto essendo io saldo sulla loro lingua diciamo madre ho potuto fare questo passaggio. E tra l'altro anche un'altra cosa che mi è capitato di fare di recente, perché appunto la mia certificazione è una certificazione che consente l'insegnamento della lingua inglese a chiunque non sia madrelingua, quindi ho potuto anche, mi è capitato di insegnare anche inglese
a per dire gente che era madrelingua, proprio non era nemmeno madrelingua italiana, era madrelingua di altri paesi, quindi ad esempio gente madrelingua spagnola, ho potuto fare questa cosa, anche perché poi a mia volta io sono laureato anche in quello, quindi è stato un ampliamento su più fronti, diciamo. C'è qualche ambizione adesso per il futuro? Sì, le ambizioni sono diverse. Prima però, scusa, mi stavi chiedendo se... Le novità appunto rispetto all'ultima volta. Diciamo, per chiudere questa parentesi delle novità, ecco, c'è da dire anche che io mi sono anche molto ampliato sui miei canali social, perché appunto adesso ho anche TikTok, che prima non ce l'avevo. E sicuramente dopo anche come contenuti, come video, ho caricato molti video, diciamo, da quando sono stati aperti questi canali, quindi anche adesso io non carico più solo video che parlano di, strettamente di contenuti, diciamo, divulgativi della lingua, ma adesso ho ampliato anche l'offerta, diciamo, ci sono anche video che si occupano di gaming, oppure anche ho messo anche dei video un po' più leggeri dove ci sono la protagonista e la mia gatta, quindi ci sono tutti questi contenuti, diciamo, che sono disponibili per chi vuole fruirne, ecco. Chiaro. E quindi adesso invece altre ambizioni per il futuro? Sì, ecco, le ambizioni future sono appunto sempre più espandere, approfondire il raggio d'azione mio, diciamo, del mio mestiere, quindi poi io sicuramente, come avevo già detto, ho studiato anche musica, ho studiato anche recitazione, quindi sicuramente se io trovassi il modo anche di essere coinvolto a progetti che richiedono particolarmente queste competenze, sarei felicissimo di mettermi all'opera, ecco, quindi chiaro. Sicuramente... C'è un messaggio per caso costruttivo che vuoi dedicare oggi a chi ci sta ascoltando? Sì, allora di messaggi ne ho due, e quindi a dire la verità, quindi il primo è quello mio solito di perché sicuramente al giorno d'oggi è sempre più andiamo avanti, è sempre più importante conoscere, approfondire lo studio della lingua inglese, ma di non dimenticare mai le nostre radici, la nostra cultura, le nostre origini, perché mi è capitato di recente tantissime volte quando conoscevo gente nuova che dicevano al giorno d'oggi sarebbe più comodo, più semplice se tutto il mondo parlasse solo inglese, ma io non posso, nonostante io sia un docente di inglese, io ami moltissimo questa lingua, io non posso essere d'accordo su questo, perché comunque sicuramente non dobbiamo mai, nessun popolo deve dimenticare la sua identità, le sue origini, ciò che ci rende unici, perché la diversità è ricchezza, soprattutto più lingue si conoscono, una persona conosce, più meglio è, diciamo. Questo è il primo messaggio. L'altro messaggio, che lo ritengo molto attuale, è vedo che negli ultimi tempi soprattutto c'è questa corsa sfrenata verso le intelligenze artificiali, e che si tende un po', perché al di là del fare ricorso il più possibile alle intelligenze artificiali sul lavoro, ma spesso, cioè, ci sono già persone che si avvalgono delle intelligenze artificiali per sostituire l'insegnante di questo, l'insegnante di quello. Anche, ecco, io su questo, cioè, io sono favorevole a un uso intelligente della tecnologia, ma diciamo che secondo me su certe cose un'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire un docente valido, adesso indipendentemente dalla materia, perché ci sarà sempre questa componente umana che farà la differenza che una macchina non può dare, ecco, quindi... Chiaro. Allora Alessandro, dove ti possiamo seguire o contattare? Sì, allora sicuramente sui vari social, a parte il mio sito personale clutchenglish.it, poi sono su Facebook come Clutch English, su Instagram e TikTok come Clutch Eng, e poi ovviamente LinkedIn come Alessandro De Vivo, e mi pare che abbiamo detto tutto, sì. Allora invito tutti a seguirti e a contattarti. Grazie di cuore Alessandro per questa chiacchierata e ti auguro anche una piacevole giornata. Grazie mille anche a te. Amici ascoltatori di Radio Storytime, chiacchierata appena finita, ma fra poco ne inizia una nuova, non perdetela. Storytime, evoluzione radio.